lei a cosa giocava e oggi gioca ancora. Se dovessi individuare il gioco per eccellenza a cui partecipava era sicuramente il calcio. Il calcio. Il calcio però devo dire nel quale non è che riuscissi molto bene. E soprattutto noi avevamo il privilegio, nella provincia dove io abitavo e abito, che c'erano ancora questi grandissimi campi aperti, che si chiamavano scampie. Oggi scampia è un termine che serve a identificare un certo territorio. All'epoca scampia era semplicemente il campo aperto ed erano per noi le grandi occasioni per fare partite interminabili. C'è un pianeta da ripopolare e come sa c'è una dogana, perché quando si deve ripopolare bisogna fare una selezione della specie. Se lei dovesse convincere colui che sta alla sbarra di questa dogana a farla passare, come si presenterebbe e a che cosa lei potrebbe servire in questo nuovo pianeta? Ma io purtroppo credo che in qualunque pianeta una persona che fa il mio lavoro serve sempre, diciamo, cioè la verità è che paradossalmente non ci sono stati nei quali non c'è un livello più o meno elevato di criminalità. Ovviamente io credo che andrei a occuparmi di tutto questo e credo che nessun pianeta può fare a meno di questa situazione, perché ormai penso sia scontato poterlo dire che tutto sommato la delinquenza è un carattere tipico dell'uomo. E c'è bisogno di qualcuno che la delinquenza, forme più o meno diverse di criminalità, la controlla. Quindi lei non immagina un mondo ideale dove non vi siano né ladri né eroi, insomma. Io lo immagino, ma ovviamente il mondo ideale rappresenta un po' quello che era il sogno di Platone, no? L'idea del mondo iperuranio perfetto, che però tutti sappiamo non esistere. Se dovesse individuare la cosa più complicata nella quale si è imbattuta, qual è? E come l'avrebbe semplificata? Ma io credo che la cosa più complicata nella quale mi sono imbattuto è quando ho cominciato a fare questo lavoro e capire quanto è complicato giudicare gli uomini. Diciamo, è una situazione dal punto di vista anche dello sforzo emotivo pesantissima. Ed è una situazione che io credo, per chi crede davvero che non sia un'attività da fare con superficialità, sia la cosa in assoluto più complicata che ti possa capitare. Poi l'altra cosa più complicata che mi è sembrato di trovare è che nella nostra realtà far capire alle persone che la giustizia non è un fatto terzo e che, diciamo, senza la collaborazione di tutti la giustizia non va da nessuna parte. Tutti noi diamo per scontato che la cosa migliore che si può fare è farsi i fatti propri. Quindi collaborare con la giustizia viene considerato quasi un po' un atteggiamento da spia, un atteggiamento da infami. Da infami. L'ha detto lei, ma è quello che pensa la maggior parte delle persone. Sì. Qual è il suo rapporto in generale con le nuove tecnologie? Secondo lei manca qualcosa o c'è qualcosa di inutile in tutto questo ambaradan tecnologico che ci circonda? Io credo che le investigazioni giudiziarie siano cambiate in modo clamoroso con i meccanismi della tecnologia. Ormai esistono microcamere che sono molto più piccoli di un bottone, che consentono di vedere in modo perfetto quello che avviene a distanza di chilometri, ha reso per esempio la tecnica del pedinamento assolutamente superata. Quando è stato catturato Zagaria è noto che è stato utilizzato uno strumento che è uno strumento di tecnologia militare che consente di rilevare al di sotto del terreno l'esistenza di meccanismi vitali. Riesce a immaginare un futuro in cui non ci saranno più giudici in carne ed ossa, ma un computer perfetto nel quale immagazzinare tutti i dati emetta o l'ordinanza o la sentenza in modo assolutamente inappellabile? Guardi, io mi auguro che questo non avvenga, perché finché l'oggetto del giudizio debbano essere gli uomini, e vedete, ci sono una serie di cose che nessuna macchina potrà ponderare, perché anche i reati o anche le vicende che apparentemente sono uguali si diversificano moltissimo sull'aspetto personale. Io credo che quello è un lavoro del quale non si potrà fare a meno dell'aspetto umano. Quando lì si farà a meno dell'aspetto umano vuol dire che non saremo più noi umani. Volendo dire oggi lo stato dell'arte, per esempio nella lotta ad un fenomeno legato in particolare a questo territorio come la Camorra, seppur con ramificazioni internazionali, questa partita vedi in vantaggio la Camorra, vedi in vantaggio lo Stato, è in parità, ecco, dal suo punto di vista. Se noi facciamo un discorso di proiezioni rispetto al passato, siamo in vantaggio nettissimo. Cioè gli ultimi 10 anni, i risultati ottenuti nella lotta al contrasto alla criminalità organizzata sono eccezionali. E se noi li guardassimo in termini assoluti, potremmo persino dire
in termini assoluti, perché la battaglia è chiusa, è finita, cioè nel senso che la maggior parte dei latitanti sono stati arrestati, sono stati sequestrati una grossa parte dei patrimoni. In questo momento non ci sono boss di livello, non dico elevato, ma di livello intermedio liberi. Quindi se noi facessimo, se ci fermassimo a questa analisi, dovremmo essere ottimisti e dire è finita. E invece le cose sono molto più complicate. La ragione secondo me è drammatica. La verità è che questo fenomeno ormai fa un po' parte della nostra società, cioè quasi come se fosse diventato un pezzo inserito nella struttura sociale, di cui molti pensano di non poter fare a meno. Allora tu arresti il boss, distruggi un clan, ma immediatamente se ne crea uno dopo. È quasi come se avessimo, c'è una parte della popolazione, una parte più o meno ampia, che riconosce un valore, un peso e un rilievo, così come al medico, così come agli insegnanti, così come alle forze dell'ordine e anche ai camorristi. Se noi abbiamo vinto sul piano militare o abbiamo, diciamo, ottenuto grossi risultati sul piano militare, sugli altri piani la camorra è ancora molto avanti.